Live Social. Amici di Live Social, ben trovati sulle frequenze di Radio News 24. Io sono Giancarlo e anche oggi andiamo ad ascoltare una bella storia dalla voce di Simona, che è in linea e che salutiamo. Buongiorno Simona, ciao. Buongiorno. Ciao, ciao Simona. Allora, ciao. Con Simona si occupa di gatti, giusto Simona? Esatto. Oh, che bello argomento oggi. E diciamo, si può definire una consulente felina. Esatto, sì, okay. Esatto. Ok, ok. Raccontaci appunto in che modo riesce ad aiutare i proprietari dei gatti a costruire una relazione con questi animali. Ok, allora diciamo che il ruolo del consulente non è prettamente quello di un comportamentista che è un veterinario, può essere solo veterinario. Il consulente è qualcuno che supporta il proprietario dell'animale e l'animale stesso a instaurare una relazione basata sulle esigenze del gatto. Cioè, fondamentale è capire che il gatto è una specie diversa da noi e quindi adattarsi come ogni specie ha bisogno di di soddisfare determinati bisogni. La mancanza del soddisfacimento di questi bisogni può comportare una crisi, un problema, diciamo, nel rapporto tra padrone e animale. Per cui l'obiettivo è appunto quello di far capire al proprietario quali sono le esigenze dell'animale in un determinato contesto. Ecco. Quindi è più quello che viene definito, è un po' quello che può essere l'educatore cinofilo, ecco, okay. Diciamo, nell'ambito canino. Sì, il parallelo, diciamo, del... Esatto, il parallelo, esatto. E, niente, l'intervento, diciamo, può essere il nostro intervento, può avvenire in vari momenti, a partire dalla semplice decisione di prendere in casa un animale. Quindi che tipo di razza, piuttosto che tipo di caratteristiche deve avere il gatto, a seconda che, non so, se ho un appartamento, che non ho giardino, e di conseguenza dovrò scegliere, orientarmi più verso un gatto che manifesta meno la necessità, ad esempio, di salire sugli alberi, di correre, di saltare. Quindi ci sono razze più adatte, razze meno adatte, come magari nel momento del trasloco, come affrontare il trasloco, se è bene portarsi dietro elementi che il gatto abbia già marcato, perché è un bisogno fondamentale quello del gatto di marcare dove sente il suo odore e quindi lo sente una cosa sua. Quindi magari portarsi dietro degli oggetti, sistemarli in determinati luoghi, oppure l'inserimento di un nuovo gatto. Ecco, come inserire un nuovo gatto all'interno della famiglia quando c'è già presente un gatto esistente. Certo. Si fanno sempre tanti errori in buona fede.